Sorgi! Ricevi la luce, o Gerusalemme, poiché la tua gloria è venuta e la luce del Signore è sopra di te, affinché annunciassi il riscatto agli schiavi e la libertà ai carcerati. Per amore di Sion io non tacerò, e per amore di Gerusalemme non mi darò pace fin tanto che il giusto non nasca come la luce del giorno. Dopo la sua venuta, egli sarà piegato a causa delle nostre iniquità, sarà spezzato a causa delle nostre scelleratezze. Il giusto perirà, ma noi saremo salvati. Piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. Non temere, Maria. Tu hai trovato grazia davanti a Dio. Concepirai e darai alla luce un figlio, cui porrai il nome di Gesù. Egli sarà grande e sarà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre. Ed egli regnerà in eterno sulla casa di Giacobbe. Il suo regno non avrà fine. Come mai avverrà questo, se io non conosco uomo? Lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà della sua ombra. Per questo, il santo che nascerà da te sarà chiamato figlio di Dio. Elisabetta, tua cugina, anch'essa ha concepito un figlio, pur essendo vecchia, ed è già al sesto mese. Lei che veniva detta sterile. Ciò perché nulla è impossibile a Dio. Ecco, l'ancella del Signore, si faccia di me secondo la tua parola. Rallegrati, piena di grazia, madre di Gesù, beata te hai creduto, beata te. Angeli cantano, rallegrati, piena di grazia, madre di Gesù. Zaccaria, uno dei sacerdoti dell'Altissimo, serviva nel tempio e l'altare dell'incenso, un angelo apparve ritto alla destra dell'altare. Si turbò Zaccaria e fu preso da timore. Non temere, Zaccaria. La tua supplica è stata esaudita. Tua moglie Elisabetta ti darà un figlio e tu lo chiamerai Giovanni. Egli sarà grande al cospetto del Signore e sarà riempito di Spirito Santo fino al seno di sua madre. Si condurrà molti figli di Israele al Signore Dio loro. Io sono vecchio e mia moglie è in età avanzata. Come potrò crederci? Vieni in mio aiuto. Io sono Gabriele e sto al cospetto del Signore. Sono stato mandato per annunziarti questa buona novella. Che questo ti sia di segno. Resterai muto fino al giorno in cui queste cose accadranno, perché tu non hai creduto alla potenza del Signore. E nella sua assemblea benediciamo. Elisabetta, benedetta sei tu, Maria, fra tutte le donne, e benedetto il frutto del tuo seno. Come mai la madre del mio Signore viene a visitarmi nella mia casa? Non appena ho udito il suono della tua voce, il bambino ha esultato di gioia nel mio grembo.
tu sei beata, perché hai creduto che si sarebbe adempiuto quel che ti è stato annunziato da parte del Signore. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore, perché ha rivolto gli occhi alla bassezza della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché grandi cose ha fatto in me il Potente, e santo è il suo nome, e la sua misericordia di generazione in generazione su coloro che lo temono. Ha spiegato la forza del suo braccio, ha disperso i superbi coi disegni dei loro cuori, ha rovesciato i potenti dai loro troni ed esaltato gli umili, ha colmato di bene gli affamati e mandato a mani vuote i ricchi. Ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai padri nostri, a favore di Abramo e della sua discendenza per sempre. Siamo stanchi e dobbiamo riposare. Chiedi ospitalità in quell'osteria. A noi basta così poco. Oh, voi dell'albergo, avete posto per due che vengono da lontano? Dateci un giaciglio. Per Maria è giunto il tempo di partorire. Con questo censimento ho tutto pieno. Non ho posto neanche né sottoscala. Mi dispiace. Provate nelle stalle fuori paese. Lì forse troverete. Non temete. Vi annuncio una grande gioia. Che è per tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato il Salvatore. Che è il Messia, il Signore. Troverete un bambino in fasce, deposto in una mangiatoia. Gloria a Dio nell'alto.